Benvenuti in questo nuovo format del podcast di creatività digitale chiamato Cervello Creativo. Di cosa parleremo? Beh, chiaramente parleremo di creatività. Cercheremo di capire meglio che cos'è la creatività e come possiamo gestirla al meglio. Perché parlare di questo argomento? Perché cercare di capire che cos'è la creatività? Beh, se ci troviamo qui è perché in qualche modo lavoriamo con la creatività o siamo professionisti o vogliamo diventarlo all'interno di quelle che sono chiamate le professioni creative. Oppure semplicemente vogliamo sapere di più riguardo alla creatività, come ci può essere utile all'interno della vita lavorativa, qualsiasi essa sia, oppure nella vita in generale. Beh, diciamo che chiaramente, a maggior ragione se siamo dei professionisti e lavoriamo tutti i giorni con la creatività, sapere come funziona il nostro cervello, cosa vuol dire essere creativi e quali meccanismi mette in funzione anche quando non ce ne accorgiamo, ci è sicuramente utile per poterla sfruttare nel migliore dei modi. Quante volte, per esempio, abbiamo letto degli articoli su come essere più creativi, sulle caratteristiche delle persone creative, su dei metodi particolari per farsi venire in mente idee, per sviluppare storie o per risolvere problemi in maniera non convenzionale. Beh, sicuramente tutti questi suggerimenti, questi consigli sono utili e sono veri, però abbiamo sempre un po' la sensazione che quando si parla di creatività ci sia qualcosa di sfuggente che non riusciamo bene ad afferrare, a capire. Questo perché in realtà, anche se ci lavoriamo tutti i giorni, spesso non sappiamo bene quali sono i meccanismi che guidano la creatività, come funziona per esempio il nostro cervello in questo aspetto. In realtà è molto importante conoscere queste cose proprio perché, allo stesso modo in cui ad esempio un fotografo è importante che conosca perfettamente anche la parte di come funziona la macchina fotografica e dall'altra parte come funziona ad esempio il nostro occhio e la nostra percezione, anche quando si parla di idee e di creatività più in generale, più informazioni abbiamo riguardo sul funzionamento e più possiamo usarle a nostro vantaggio, soprattutto nel momento in cui si lavora tutti i giorni in un ambito creativo e quindi dobbiamo anche mettere un po' sotto pressione la nostra mente. Ma prima di tutto, prima di iniziare a parlare di qualsiasi altra cosa, dobbiamo capire e chiederci che cos'è la creatività. Ecco, il problema è proprio questo, che in realtà è molto difficile dare un'unica definizione. Negli ultimi anni sono state fatte un sacco di ricerche a riguardo e in generale sui temi delle neuroscienze, quindi sicuramente abbiamo una comprensione molto più accurata rispetto a qualche decennio fa. Il problema è che c'è ancora tantissimo da capire e infatti se noi andiamo a leggere qualche definizione data ad esempio da biologi, neuroscienziati o antropologi, noteremo delle definizioni sicuramente calzanti ma che sono leggermente diverse l'una dalle altre. Proviamo a leggerne tre. Secondo Wilson, per esempio, la creatività è un'innata ricerca dell'originalità, guidata da una duratura passione per la novità, la scoperta di nuove entità e processi, la soluzione di vecchie sfide e la rivelazione di nuove, la sorpresa estetica di fatti e teorie impreviste, il piacere di nuove facce, il brivido di nuovi mondi. Quindi già in questa definizione vediamo che ci sono tantissimi elementi che entrano in gioco. Ma andiamo avanti. Secondo Fuentes, l'essenza della creatività è quella di guardare il mondo intorno a noi e osservare come è e immaginare altre possibilità che non sono immediatamente presenti o hanno riscontro immediato nella nostra esperienza personale. La creatività è guardare le possibilità e poi provare a trasformare queste immaginazioni in realtà effettiva. Vediamo un'altra breve definizione di Brandt e Eagleman che dice: la creatività è di natura derivativa e collaborativa. Chi crea, manipola e riconfigura idee e forme esistenti. Anche le più innovative forme d'arte e scienza non spuntano dal nulla. Quindi vediamo che abbiamo tre definizioni diverse fra le tante che possiamo trovare in giro e ognuna di queste in effetti, se ci pensiamo, è vera, corrisponde a quello che noi pensiamo in vari ambiti della creatività, ma allo stesso tempo non c'è una definizione univoca. A questa cosa in realtà dobbiamo abituarci, nel senso che cercheremo proprio nell'arco di tutte le puntate di capire che cos'è la creatività. Non possiamo partire con una definizione proprio perché ogni qualvolta si parla di processi che hanno a che fare col cervello e con la nostra mente, difficilmente si riesce a isolare questo processo da tutti gli altri e quindi è più un insieme di elementi che si mischiano, si toccano e lavorano insieme. La stessa cosa succede se cercate la definizione di intelligenza, non ne troverete una univoca e allo stesso tempo all'interno della definizione troverete tanti elementi diversi, alcuni che corrispondono a quelli che abbiamo letto anche all'interno della definizione di creatività. Quindi ripensando a queste prime tre definizioni, beh, abbiamo capito che la creatività ha a che fare con l'innovazione, con la soluzione di problemi,
anche con l'affrontare delle sfide, con la curiosità, ovviamente con le idee, con anche la parte più pratica nel fatto di costruire qualcosa che prima non c'era, ma allo stesso tempo ha a che fare anche con l'immaginazione. Quindi ci sono questi due piani diversi all'interno della stessa definizione. E un altro elemento importante ha a che fare con l'evoluzione, quindi su come siamo fatti e come ci siamo evoluti. Questi sono solo alcuni punti che ci fanno capire tutti gli ambiti che si vanno poi a toccare quando si parla di creatività. E in effetti all'interno delle varie puntate parleremo di questi e anche di altri elementi che sono fondamentali per capire come funziona la nostra mente creativa, quindi come nascono nuove idee, come si affrontano nuove sfide, come si trovano soluzioni originali a dei problemi e via così. L'unica cosa certa, appunto, è che la creatività è trasversale, quindi in realtà non è semplicemente ambito delle professioni cosiddette creative che abbiamo accennato all'inizio, ma la troviamo in qualsiasi professione a vari gradi, a vari livelli. Pensiamo per esempio all'ingegneria o all'architettura o anche, perché no, in altri tipi di professioni dove è necessario trovare delle soluzioni nuove, magari ribaltando completamente le conoscenze che abbiamo avuto fino a quel momento. Ma visto che gli argomenti sono tanti e complessi, la cosa migliore è probabilmente partire da noi e quindi vedere quali sono le caratteristiche di una persona creativa, ed è quello di cui parleremo proprio nella prossima puntata. Se questa prima puntata introduttiva vi è piaciuta, ovviamente abbonatevi al podcast che trovate in tutte le principali piattaforme, ci potete seguire anche su Instagram, YouTube, e noi ci vediamo alla prossima puntata.